Ciao a tutte e ben trovate sul canale. Oggi andiamo a fare un make up con un rossetto molto scuro, non nero perché è molto impegnativo, però andiamo a realizzare appunto delle labbra molto scure per farvi vedere insomma che sono assolutamente portabili. L'importante è non andare a appesantire anche l'occhio, quindi partiamo subito col fare un make up occhi molto delicato, cioè che si vede ma non è troppo acceso, troppo carico, proprio perché poi andremo a dare importanza al colore sulle labbra. Quindi prendo subito la mia side by side palette di Nabla dai colori neutri e vado a creare una base su nocciola half time. Lo stesso colore lo metto anche sotto la rima ciliare inferiore. Poi vado a prendere Tempera, che è un marrone caldo, abbastanza scuro. Lo vado a prendere con un pencil brush, quindi un pennello piccolo di precisione, e lo vado a mettere all'attaccatura delle ciglia. Mettiamo un po' di Ray of Light nell'angolo interno per dare appena appena un po' di punto luce. Abbondiamo col mascara e facciamo l'altro occhio. Una volta realizzato il nostro make up occhi, siamo appunto pronte per andare ad impreziosire le labbra. Per realizzare appunto labbra scure andrò ad utilizzare non un semplice rossetto, bensì la matita pastello labbra di Neve Cosmetics che si chiama Not Today. È una matita marrone molto scuro e abbastanza freddo. Se volete poi accentuare ulteriormente il make-up delle labbra, sempre Neve Cosmetics ha realizzato una matita che si chiama Perfettina, che è una matita molto chiara che va a delimitare proprio il bordo del contorno labbra e lo mette ancora più in risalto, quindi mettendo in evidenza poi il colore che abbiamo sulle labbra. Quindi questo va applicato proprio appena appena oltre il bordo colorato delle labbra. Ecco qui che abbiamo realizzato il nostro make up con le labbra molto molto scure. Io spero vi piaccia, spero vi possa anche spingere ad utilizzare un colore scuro se non siete abituate, ma una volta nella vita io proverei. E l'importante appunto è non accentuare troppo il make up sugli occhi, quindi per mettere in risalto effettivamente le labbra e non rischiare poi anche un trucco troppo carico e che possa diventare facilmente volgare. Questo è tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Audio Jungle.